grazie Milton per quello che hai fatto, perché sicuramente per realizzare questo evento hai dovuto impiegare molta energia e smuovere molte energie. Non scelgo la mia, voglio scegliere. Mentre scelgo, io continuo a correggere questo errore. Non è stato creato da me questo evento, è stato creato da un insieme di buone energie che continueranno a creare delle cose, ma non sono io, è l'insieme di tutti gli altri che la loro vita è la vita. Grazie per questa recitazione, non mi sono espressa molto bene. Intanto c'è un chiedo anche a Paolo, chi di voi vuole leggere una poesia di quelle che ci fanno mandare? Fiori, fiori dovunque, esanti e innocenti, fiori sembrati denti violati, inchiodati alla croce, cantano pugnali nel costato della terra, quanta fiducia negli occhi del cuore, su sentieri larghi di polvere e un miraggio lontano dalle forme nuove. Non strappate la pelle ai fili, non spegnete la loro luce, sono i segni del mondo, agnelli che battono le porte del destino, nel buio, pesciolini affamati. Figlio anche mio, carne anche mia, anche se la nostra lato grembiuli, ho cucito un bottone alla luce del bambino. Le parole del getto chiuse in un sasso di dolore. Il tuo nome, tue sillabe del vento. Questa poesia è stata scritta da Maria Elena Danelli. Sì. Mentre poi chiamo Elisa a leggere quello che ha scelto, però vorrei chiamare due mie amiche di Amnesty International, perché questa iniziativa che abbiamo chiamato Poesia Urgente per giungere a Genova è stata fatta in collaborazione con Amnesty International. Loro mi hanno chiesto di... lei si chiama Annalisa Dorazio, è una amica con la quale collaboriamo da tanto di tempo. Tu chi sei? Elisabetta? E c'è la poesia, sì. Ok, Annalisa. E come dicevo, poi, se volete alzarvi, prendere una, potete anche non leggerla, ma portate per la casa. Grazie mille. Poesia di Tommaso Mendoresi. Per Giulio Regeni. Hanno infranto la luce degli occhi tuoi curiosi, spezzato via per sempre l'audacia dei tuoi studi intenti a cercare, capire la realtà d'un mondo troppo scomodo per essere indagato. Ti hanno ucciso, innocente, dopo atroci torture, vili sicari oscuri, crudeli, impenitenti. Ma lo fai da chi? Quando mai lo sapremo? La sabbia del deserto ne coprirà le tracce. Resteranno i tuoi occhi, il tuo sorriso buono per chi ti ha conosciuto o ha visto le tue foto. È una valle isolata, un triste fiumicello.